Venditalia 2024 continua. Siamo allo stand di BWT Water and More e ci troviamo in compagnia di Sergio Barbarisi, l'International Key Account Manager per l'Europa per BWT Water and More. Buongiorno Sergio e benvenuto. L'ho detta bene? Sì, l'ho detta benissimo. Buongiorno a te. Ecco perché insomma c'era tanta roba, ho detto speriamo di non sbagliarmi. Quante sono le cose belle che siete venuti a presentare qui a Venditalia 2024? Beh, le cose che presentiamo sono tante come al solito. E il ruolo che mi stai dando oggi di presentare qualcosa di nuovo dopo tutti questi anni di spinta innovativa da parte di Water & More non è un ruolo facile, perché abbiamo lavorato in questi 18 anni di esistenza, pensa, già 18 da quando siamo nati come Water & More. Abbiamo lavorato tantissimo con la tecnologia applicata alla filtrazione dell'acqua per, soprattutto fino ad oggi, per il mondo delle bevande calde, quindi sia il vending caffè e bevande calde in generale, sia l'Oreca in senso un po' più esteso. La tendenza che io ho notato in questa fiera e che conferma la scelta che abbiamo fatto dal punto di vista della filtrazione che presentiamo qui è una tendenza anche tanto di acqua fredda. Ho visto molti dispenser, ho visto bevande fredde, ho visto qualche creazione innovativa che dà al vending anche un respiro nuovo. Noi siamo allineati e portiamo in questa fiera parecchie soluzioni di filtrazione nuove per l'acqua da bere, quella l'acqua potabile. C'è una spinta che è una spinta europea, spinta anche proprio dalla ricerca di portare l'acqua potabile al pubblico, che è una scelta nata già dalla Commissione europea, che è stata poi convertita in una normativa europea nuova adottata dall'Italia l'anno scorso, e quindi abbiamo ritenuto di correre un pochino e introdurre alcune innovazioni nella filtrazione. Quindi i filtri a carbone attivo per togliere dall'acqua quello che sono un po' i sedimenti, i disinfettanti che rendono l'acqua un po' sgradevole al bere. Quella era una cosa che era stata già fatta. Una cosa molto interessante, ad esempio, è l'introduzione della filtrazione a fibre cave. Le fibre cave hanno una porosità talmente bassa che riescono a rendere sana un'acqua anche che per il cliente magari destava qualche sospetto batterico. Quindi le fibre cave hanno una porosità talmente bassa che niente che sia insalubre riesce a passare verso il bicchiere. Abbiamo portato anche qualche dispenser dell'acqua. La tendenza è questa e quindi BWT si è dotata di produzione interna italiana di dispensa dell'acqua. In realtà c'è anche una produzione francese, quindi oggi abbiamo due siti produttivi in Europa per dare fiducia ai nostri consumatori, ai nostri clienti. Quindi sono macchine assolutamente conformi alle normative europee, ma anche qualcuna è anche già pronta per andare oltreoceano. Dispensa dell'acqua da un basso di gamma con un entry level che può piacere anche agli operator del settore del vending, fino ad arrivare a qualcosa di più importante che può andare a occupare anche posti di prestigio come uffici di livello, uffici di presidenza, quindi un lavoro anche sulla parte estetica. Un'altra macchina interessante che abbiamo qui invece è un dispenser dell'acqua molto grosso, molto grande, diciamo più grande anche di un distributore automatico che conosciamo da anni, destinato al retail, quindi stiamo cercando di capire se esistono investitori che vogliono provare a distribuire acqua in bottiglia per chi se la vuole portare a casa, ad esempio attraverso il canale dei supermarket o attraverso il canale dei distributori di benzina, perché no? Quindi dalla bottiglia da 1,5 litri fino ad arrivare al boccione da 19 litri. Macchina dotata a questo punto anche per dare ulteriore fiducia al cliente di un sistema di osmosi inversa all'interno, ultrafiltrazione, tutto quello che serve appunto per poter dire al cliente bevi quest'acqua, portala pure a casa perché è un'acqua assolutamente sana, dotata chiaramente di filtri BWT. Sergio, sono tutte soluzioni estremamente interessanti, soluzioni talvolta nuove, di cui si è parlato in sordina, davvero quasi sottovoce, e che oggi voi state presentando in modo ufficiale. Sul vostro sito BWT Water & More sono certo che c'è tutta la documentazione di questi argomenti. Diciamo che le radici delle aziende, compresa la nostra, sono piantate nel passato e l'internet è un po' più veloce di noi ancora, quindi ci troviamo qualche volta a presentare prodotti che non sono ancora aggiornati sulle nostre pagine, però non so, adesso io scherzo anche per la mia età ormai, che è quella che è, tu anche. Anche io.
E no, però il sito è costantemente aggiornato e anche le nostre pagine Facebook, Instagram danno in comunque notizie di questo mood nuovo che c'è intorno all'acqua. Rimaniamo invece poi saldi sul mondo del caffè con le nostre innovazioni, cioè il magnesio, grande trasportatore, veicolo di aromi, di dolcezza nel caffè, lì siamo forti e lì rimaniamo forti. Con tutti i sistemi di filtrazione che ogni tanto stiamo riuscendo a far vedere mentre tu parli. E allora, per tutti coloro che desiderano maggiori informazioni, forniamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile mettersi in contatto con voi. Direi di digitare 3W.bwt-wamwaterandmore.com. Qui si trova tutto. Perfetto, allora Sergio, grazie per la collaborazione, ci sentiremo, ne sono certo, a breve per altro argomento di cui sarai assoluto protagonista. Grazie, mi limito al grazie. No, di più non dico.